Io nelle scorse settimane ho fatto dei post, delle storie chiedendo se avessero delle domande, visto che le fanno sempre, no? Le raccoglievamo tutte. E visto che i video davanti alla telecamera statica così hanno un po' rotto le palle, perché non rispondiamo alle domande in momenti casuali della giornata, mi sono detto. Allora, siamo in estrema difficoltà perché ci sono i pesciolini che mordono i piedi e sembra che ci siano degli squali che l'attaccano, quindi Io odio i pesci. mi ha fatto talmente spaventare, cioè, prima mi è venuto addosso, mi sta facendo cadere tutto, vabbè. Quindi, che domanda hai Quindi ho scelto? scelto la domanda di Pierpaolo. Pasolini. Ma non è vero? Non lo so, sto inventando. Ah, ok. Che ci chiede com'è nata la nostra passione delle moto, oppure anche la passione dei leggings. La passione delle moto, abbiamo già risposto in un altro video in cui rispondiamo alle domande. E la storia dei leggings invece è molto comica questa cosa. Devo fare jogging perché sennò mi mordono i pesci. La cosa dei leggings è nata perché un'azienda ci ha sponsorizzato la loro merce, cioè ce l'ha inviata chiedendoci di sponsorizzarla, e è molto difficile fare video con l'una. E ci ha chiesto di sponsorizzare la loro merce, e quindi noi l'abbiamo fatto, e da lì è nata la storia dei leggings. No, non è vero, sì, vabbè, ok, però io li metto sempre, spesso, andare in viaggio, andare in Spesso e palestra, volentieri. perché sono comodi, perché sono belli e principalmente perché sono comodi, meglio dei jeans, quando vado in viaggio me li porto sempre. E quindi niente, sono diventata la donna dei leggings. Che poi non sono neanche quelli proprio pesanti, che ci sono quelli che sono fatti apposta per entrare nel culo. Vero? Esatto. Però non siamo ancora a quel livello perché sono un po' too much forse. È così che è nata la storia dei leggings. In realtà anche una volta che ero in smart working avevi quelli tipo, cioè smart working, c'era il COVID, che avevi quelli grigi e Ma quelli sono degli calzedonia, non. facevi le pulizie dietro di me e tipo avevo scritto: ci sono modi peggiori di passare la quarantena. Sì, è più o meno nata così. E 80 minutes later. poi qui dall'accampamento che ci siamo costruiti, a cosa dobbiamo rispondere? Rispondiamo a una domanda di Luca che ci ha chiesto che supporto e che navigatore usiamo per i nostri giri. E Tu fai le domande e io rispondo? certo. Ah, ok. È il supporto Quadlock e c'è anche il codice sconto che è DemonRiders10, tutto attaccato. E vi fa avere il 10% di sconto su tutto quello che mettete nel carrello. E poi il navigatore, in realtà, uso Google Maps perché è quello con cui mi trovo meglio. Anche se ha delle pecche, però vabbè, alla fine usiamo sempre Google Maps. Quindi utilizziamo In supporto realtà, Quadlock insieme al a Google Maps sull'iPhone telefono, vecchio. esatto. Abbiamo un iPhone 6S che abbiamo deciso di utilizzare come navigatore, quindi lo colleghiamo alla presa USB della moto e lo lasciamo attaccato tutto il giorno e usiamo quello come navigatore. Così anche se si dovesse rovinare, tanto è vecchio e la fotocamera si era già rovinata con un altro supporto da navigatore, quindi diciamo che è già stato battezzato. Vuoi aggiungere qualcosa? No, spieghiamo che con il supporto di Quadlock c'è un aggeggino che ti permette Antivibrazioni per non antivibrazione. rovinare le fotocamere. Comunque, se avete un iPhone nuovo, un telefono nuovo, vi sconsiglio comunque di usarlo. Usate un telefono vecchio così siete più tranquilli. Qualsiasi cosa succeda, almeno non vi guadagnate le fotocamere del telefono. Nel dubbio, o Sì, è comunque sicuro, però nel dubbio, se uno vuole essere no? Tipo me che non mi ansioso fido, dell'acqua. preferisco usarne uno vecchio così. Oh, andiamo a fare il bagno? Sì, andiamo a fare il bagno. Dai, che fa un caldo della Madonna. The next day. Vai Luna, che domanda hai scelto? Allora, ho scelto una domanda di Ale, credo che si chiami. Come scegliere le strade per fare i giri? Questo è da te. Ma come scegliere o come scegliete? Come scegliere? O come scegliete? Vabbè, è la Eh stessa no, è roba. diverso.
come scegliere in generale, come scegliete noi nello specifico? Senti, come scegliamo? E come scegliamo? Praticamente ho stampato la lista di tutti i passi delle Alpi, e con anche la mappa dove erano segnati, e tipo all'inizio è inutile che mi guardi stranita come dire cosa sta dicendo quest'uomo. Non sto guardando, forse magari non ti ricordi più. Scusa, non è che posso guardare sempre in camera, guardo anche te, non mi dico. No, mi guardai come dire, ma cosa sta dicendo questo qua? Comunque abbiamo stampato, cioè ho stampato questa mappa con anche la lista di tutti i nomi, in cui c'era anche l'altezza di tutti i passi, e quello che abbiamo fatto i primi anni è stato cercare di fare tutti i passi, quindi man mano che li facevamo, coloravamo sulla mappa il punto, magari poi quando torneremo a casa vi faccio vedere la mappa, e poi mettevamo un flag di fianco al nome del passo, quindi come sceglievamo le strade, così, cercando di fare tutti i passi che ancora non avevamo fatto. Adesso invece che praticamente quelli vicini li abbiamo fatti tutti e ci mancano solo quelli nel nord est, diciamo, non lo so come li scegliamo, in realtà un po' a caso, in base a come ci svegliamo al mattino vediamo dove andare. Sì, sì, no, ma tu sei addetto alle strade, io sono addetta all'altro. Avete presente quei dove c'è tipo, esce scritto io che organizzo la vacanza, tutti gli itinerari, i musei da visitare, e poi esce l'altro dietro che è tipo un bambino che ciondola con scritto il mio fidanzato o la mia fidanzata che semplicemente mi segue in tutto quello che non faccio. Non è vero, io organizzo gli hotel e i ristoranti. Ma se devo una giornata non organizzo un tubo. Vabbè, cioè non è che io preparo il pranzo al sacco. Ah, ok, vabbè. Ognuno ha il suo compito. Dai, pranzo al sacco, andiamo al mare. Many hours later. Situazione: tramonto, giorno più caldo dell'anno, penso, sicuramente della vacanza finché siamo qui in Sardegna. La macchina segnava 52 gradi. Oggi davano 44 gradi all'ombra e al sole, appunto, la macchina segnava 52. Wow. Sì, cioè praticamente era invivibile perché poi c'era questo vento caldo bollente che... cioè, tipo gli ombrelloni si capottavano, non stavano aperti, perché faceva proprio delle raffiche bollenti, ho preso un insetto in testa, faceva proprio queste raffiche bollenti che ci sono ancora, e anche se un po' meno, però c'è quest'aria proprio... da fon. Sì, sembra quando siamo tornati dal Nivoli in moto, in autostrada, che c'era quest'aria bollente che arrivava contro, anche se lì la moto si chiama 36. Figurati, non 52. E vai Luna, che domanda hai scelto per questa torrida sera d'estate? Allora, ho scelto la domanda di Fabrizio, che ci chiede com'è stata la prima volta che abbiamo guidato la moto. Vai. Allora, non quando, è come. Sì, sì, com'è stata. Questa domanda non abbiamo mai risposto, experience. Perché abbiamo risposto a quando, ma mai a come. Com'è stata? Guidare guidato la moto è stato sensazione di libertà, indipendenza, e cioè, ti senti proprio figo. Com'è stato? È stato caldo perché era fine maggio, però è stato emozionante, anche se in realtà ho fatto statale per arrivare dal concessionario. In realtà sono andato all'outlet a comprare le cose da moto che non avevo. Quindi la prima volta è stato dal concessionario all'outlet a comprare tipo i guanti, il giubbotto, non avevo niente. Quindi com'è stato? Emozionante, ma nel tempo stesso sapevo che sarei andato a spendere un bel po' di soldi e quindi mi sentivo anche un po' oppresso. Quindi avevo questo dualismo di sensazioni, felicità da una parte e consapevolezza che avrei speso, cioè in realtà che avrei iniziato da quel momento a spendere molti soldi per questa passione. E così è stato, infatti, nel senso che se non andassimo in moto avremmo molti più soldi in banca. Sta volando via tutto ed è collata una ciambella nel mentre, robe, vai. E quindi è stato un po' così. Un dualismo di sensazioni belle e un po' meno belle. Cosa facciamo? Sbaracchiamo e andiamo a casa? Sì, sbaracchiamo.
ci vediamo prossimamente per la prossima domanda. A sorpresa, chissà quando.